Ma ciao e bentornati in un nuovo video. Oggi vi mostro i miei prodotti terminati del periodo che vanno a cavallo tra dicembre e i primi di gennaio. Eccoli qua, la borsa è super piena e quando è così è ora di fare questo video. Iniziamo subito con i prodotti che escono fuori. Eccoli qui. Parto con questo sgrassatore Genio Più, formato convenienza 950 ml. Io l'ho preso in offerta 1 euro. Devo dire che io adoro, da quando li ho scoperti, i prodotti di questo brand Genio Più, anche se sono di difficile reperibilità, perché io li compro in un negozio a Palermo e fuori da quel negozio non mi è capitato di trovarli. Però se nelle vostre parti c'è un Tigotà, mi sembra che ci sia un'altra catena che si chiama Saponeria, insomma, se trovate questo brand dategli una possibilità d'ore alla fragranza di sapone di Marsiglia. Devo dire che è stato un ottimo prodotto. L'unica cosa che non mi piace di questi prodotti sono la confezione. Questa confezione rotonda, o nello specifico questo prodotto, quando è arrivato alla fine, è difficile poter utilizzare tutto il prodotto, perché in camera aria questo di qua si trasforma in questo modo e viene proprio difficile utilizzarlo. Io ho dovuto travasarlo in un'altra confezione che ha una forma diversa per poterlo utilizzare proprio fino alla fine, quindi non penso lo ricomprerò, perché poi bisogna avere un'altra confezione di riserva, perché poi quando si arriva a metà prodotto in camera quest'aria e non viene difficile utilizzarlo. Alcuni di voi mi potranno dire: può essere che è difettosa la confezione, e invece no, perché anche questo, che è un Genio Più Candeggina Mousse, presenta lo stesso problema a quasi finitura di prodotto, quindi bisogna travasarlo, anche se questo non si può travasare perché ha bisogno di questo specifico tappo, quindi bisogna trovare una confezione che abbia la stessa grandezza, quindi diventa un po' una ragna. Comunque questa candeggina mousse mi è piaciuta tantissimo, perché pulisce bene, mi è piaciuta sia per la pulizia del bagno, per i fornelli, a dire la verità non l'ho utilizzata, l'ho utilizzata in bagno e mi sono trovata molto bene, e l'ho utilizzata sui capi bianchi e devo dire che ha smacchiato veramente bene. Genio Più, questo è il mio lava pavimenti della vita. Fa un profumo eccezionale, mi piace da morire. Nello specifico questo ha il profumo di fiori e frutta, lava pavimenti, profumo che fa casa mia quando utilizzo questo prodotto è qualcosa di eccezionale. Come lo utilizzo io, che ho un cagnolino in casa? Siccome è un prodotto è l'ideale per la pulizia, però non ha germicida all'interno, io cosa faccio? Metto un tappino di disinfettante e due tappini di questo prodotto qui, e devo dire che è fantastico. Questo sì che lo ricomprerò, e alle volte vado in questo store solo per poter comprare i lavapavimenti, che sono veramente eccezionali. Poi se mettete questo prodotto in un panno e vi lavate le piastrelle del bagno, niente, il vostro bagno profumerà per 2-3 giorni e niente, io l'adoro. Quindi screenshottate e provate questo prodotto, che è super super top. Ho provato questi due ammorbidenti di Dexal che ho comprato all'Eurospin.
Il profumo è eccezionale, specialmente di questo. L'efficacia è pari allo zero. No, non mi sono piaciuti. Devo dire che li ho utilizzati in un altro modo, che non è quello per cui l'avevo comprato, perché niente, non profumano i capi per nulla, neanche mixandoli con il Lenore o Coccolino. Cioè, ho fatto pure questa prova e niente, non funzionano, non li ricomprerò per niente. Invece, per profumare la casa e quindi fare un deo profumo, devo dire che funzionano, però sinceramente comprare 1,5 litri di ammorbidente per fare un deo profumo, non preferisco comprare un deo profumo. Cattura colore, ci sono 12 fogli, li ho pagati 1 euro, della marca Love. Sì, sarebbero questo il brand, sempre comprati nel solito negozietto. Questo prodotto viene fatto a Palermo, quindi forse non lo troverete, però devo dire che sono veramente fantastici. Chissà, mi capita di vederli, questi della marca Love, sono meravigliosi perché questi pannetti, poi magari me ne farò vedere appena li ricompro, si possono, almeno io li riutilizzo per 3 lavaggi, quindi 1 euro. 12 foglietti riutilizzabili per 3 lavaggi, devo dire che è veramente un prodotto eccezionale da provare. Io mi trovo bene, quando arrivo li prenderò. Un prodotto che assolutamente no, no, no. Ho preso queste capsule del Caffè Splendid Classico, 10 capsule, le ho pagate sulle 2,10 euro, 2,20 euro. Terribile, non sono di mio gradimento, né per essere utilizzate da sole, né per essere utilizzate insieme al latte, quindi farvi un buon caffè latte, scordatevelo, cioè almeno il sapore per me è improponibile, quindi queste mai più, no, non le ricomprerò. Non voglio spendere altre parole perché ho voluto provare quest'acqua levissima con zinco antiossidante al gusto di ribes nero. Ci sono ricascata nella speranza che fosse più buono di quello con la mela verde, invece no. Sempre sapore chimico, sempre terribile, fredda o a temperatura ambiente, è sempre no. Ho trovato da Auchan questa merendina con la crostatina con parmigiano reggiano e, se non sbaglio, cacao e latte al cacao, che devo dire che a Jody è piaciuta veramente tanto. Budino della Teddy alla vaniglia. Ragazze, eccezionale, buonissimo, sembra proprio un gelato alla vaniglia, è fatto con latte intero, panna e zucchero di canna. Jody l'ha gradito tantissimo e sicuramente lo ricomprerò. Ho eliminato i quadrotti per Buddy, questi sono dei tappetini assorbenti per i cagnolini che noi utilizziamo la sera. Prima di andare a dormire ne mettiamo uno in caso Buddy abbia necessità durante la notte, quindi le 3, le 4 del mattino, di fare i suoi bisogni. Lui sa che ha a disposizione questo tappetino e va lì, e il che è fantastico perché domani mattina non ci sono sorprese sparse per casa o da raccogliere. Direttamente si prende questo panno e si getta via. Apro una piccola parentesi, ho visto video dove ci sono persone che dicono che i tappetini non bisogna utilizzarli, bla 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 bla. Io sono contraria, o meglio,
Io utilizzo il tappetino la sera oppure lo lascio a disposizione di Buddy quando io so che non sarò a casa per impegni, per lavoro, per altri motivi e so che non potrò rispettare gli orari in cui Buddy è abituato ad uscire. Il che significa che io non voglio fare soffrire il mio cane e costringerlo ad aspettarmi, sapendo che magari alle volte io vado via la mattina presto e torno la sera molto tardi. Quindi per me, quando si utilizzano dopo i 5 mesi questi tappetini con queste funzioni, non c'è niente di male. Al tacchino di questo brand Miglior Cane unico e sono ingredienti naturali per cagnolini di piccola taglia. Devo dire che a Buddy non è piaciuto, quindi non l'ha mangiato e non lo ricompreremo più. Non lo so perché non è stato di suo gradimento, ma è stato così. Invece, sempre del Miglior Cane, abbiamo preso Agnello e questo qua invece è stato di suo gradimento. Poi i suoi preferiti per quanto riguarda questo cibo, che lo dirò in ogni video, chissà c'è qualcuno che non mi conosce e non ha mai visto il mio canale e vede per la prima volta questo video. Questi tipi di cibo vengono dati al mio buddy solo quando non c'è la possibilità di poter cucinare oppure viene affidato ai miei genitori e io quando mi fanno questo piacere di tenersi Buddy, lo consegno insieme a una busta di questa perché già il fatto stesso che me lo coccolano, se ne prendono cura, è già tanto. E questi rari casi vengono utilizzati questi tipi di cibo. Il brand preferito di Buddy è questo qui, Ad Hoc Day by Day. Con pollo e coniglio, e questi sono dei cibi cotti a vapore che Buddy ama tantissimo. Questi qua, e poi per le amiche che hanno un Ocean, io ho comprato il 5 di gennaio, è sempre del brand Ad Hoc Day by Day. Il gusto di pollo e tacchino, se non ricordo male, a 33 centesimi, quindi erano in offerta promo perché è uscito un nuovo gusto, pollo e tacchino, e quindi volevo regalarvi questa chicca perché se avete uno Shan dovrebbe essere ancora valida l'offerta. Io non ho guardato, però date un'occhiata se volete provarli perché sono veramente degli ottimi e cibi pronti da poter utilizzare con tranquillità perché non contengono sale o altre sostanze che insomma possono dare qualche fastidio al proprio cane o cucciolo. Vi faccio vedere. Sempre da Ocean ho preso questi cornetti al cacao. Ma no, non mi sono piaciuti, no, non li ricomprerò più. Il sapore che mi ha fatto già ha detto no. Ho terminato questi plum cake della marca Vegè. Una marca nuova che ha preso il supermercato dove io di solito vado. Sono eccezionali, sembrano freschi, sono morbidi e si sente il sapore buono dello yogurt. Ve li volevo consigliare, screenshottate e provateli perché io li adoro. Sono più buoni dei famosi Plum cake. e voi avete capito di quale mi riferisco.
Ragazze, screenshottatemi questi cornetti ai frutti di bosco che sono fatti con grano saraceno, farro, orzo, riso e avena, quindi ai 5 cereali, con lievito madre, uova di gallina allevate a terra e con la farcitura di una buonissima marmellata ai frutti di bosco da Auchan. Li trovate a 1,33€, sempre il 5 gennaio io li ho comprati in offerta e sono meravigliosi, quindi screenshottate e provateli perché ne vale veramente la pena. Il nostro, questo prodotto terminato, che sono delle chewing gum al... In realtà non sono chewing gum, sono delle caramelle al resvetraiolo che servono alla difesa cellulare, anti-aging. Sono in pratica delle caramelle che avevo visto durante una stories di Giuliana Arcarese, Makeup Delight, e approfittando di una scontistica in un sito che spedisce in Italia, ho preso delle cosine che avevo visto da Giuliana per mantenere sempre fresca e giovane la mia pelle. Allora, cosa posso dirvi? Che sono delle caramelle gommose che vanno, se ne prende una al giorno, almeno io ne ho presa una al giorno, e si masticano e il sapore è un po' amarognolo, un po' difficile da farsi piacere, però devo dire che combinato questi tipi di integratori con delle buone creme, dei buoni sieri, il risultato lo danno. Al momento non li ricomprerò, solo perché per avere le spedizioni gratis in questo sito dovrei prendere altre cose che al momento non ho terminato, ho terminato solo loro, quindi al momento li posteggio lì. Poi magari se tra Pasqua o l'estate arrivano i miei amici dall'America, dirò a loro di prendermeli da Walmart, Walgreens o CVC, insomma, questi, in questi posti si trovano, anche da Target. Quindi non lo so, se voi avete qualcuno o se vi state per recare negli Stati Uniti, queste caramelle, io le chiamo chewing gum, queste caramelle al resvetraiolo, secondo me vanno provate, perché devo dire che prese regolarmente e abbinate a cibo e skincare, la loro funzione la fanno. Bene ragazze, questi erano i miei prodotti terminati a cavallo al 2018 e 2019. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un bacio grande, a presto, ciao!